aperto il bando regionale per accedere alla misura Nidi Gratis, attraverso la quale Regione Lombardia, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, intende azzerare le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici e privati. Un'iniziativa che ormai Regione Lombardia fa da diversi anni, in questo senso è molto apprezzata dal territorio e soprattutto si rivolge alle fasce di reddito più basse, anche perché in questo modo andiamo proprio ad azzerare le rette. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un provvedimento anche a livello nazionale che va incontro alle necessità delle famiglie con dei bonus che partono dai 3.000 euro per le fasce sotto i 20.000 euro di reddito, con diversi scaglioni fino a 1.000 euro per i redditi più elevati. Però quei 3.000 euro non sono sufficienti spesso per poter azzerare le rette. In questo modo Regione Lombardia va incontro proprio alle fasce più deboli, azzerando completamente la retta. Il finanziamento è destinato ai genitori con ISEE ordinario corrente inferiore o uguale a 20.000 euro, ma anche a persone con ISEE minori, nel caso in cui il Comune lo richieda per l'applicazione della retta. La retta mensile inoltre dovrà essere superiore all'importo rimborsabile dall'INPS, pari a 272,72 euro. Le domande di adesione possono essere fatte attraverso il sistema informativo Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. L'obiettivo principale è quello di sostenere la genitorialità e di cercare in qualche modo di invertire la rotta rispetto alla natalità, perché come sappiamo, diciamo, in tutta Italia, ma noi ci teniamo in particolare al nostro territorio, quindi in Lombardia, vorremmo venisse aumentata la natalità, però certamente in momenti così difficili questa inversione, cioè insomma questo inverno demografico, è difficile da contrastare. Ci stiamo comunque provando. Diciamo che anche il collegamento con molti territori, con i comuni, con gli ambiti che svolgono iniziative preziose rispetto alle famiglie, rispetto al carico economico che hanno le famiglie, ma anche all'accoglienza delle stesse famiglie nei territori, è prezioso. La collaborazione con le associazioni, con le reti familiari è fondamentale, e poi non dimentichiamo insomma che il ruolo della famiglia è fondamentale in un momento così difficile per la crescita dei bambini, che in questo momento hanno subito anche l'isolamento, le condizioni più difficili delle restrizioni, e quindi noi ci auguriamo che tutto l'insieme, diciamo, delle misure che mettiamo a disposizione in qualche modo possa irrobustire la rete e fare in modo che anche i nostri giovani, i nostri ragazzi possano guardare il futuro con più fiducia.